Ciao a tutti, oggi volevo fare una piccola disamina del costo di un orto autunnale ed invernale per 3-4 persone. In realtà nel nostro caso 3 e mezzo perché nostro figlio non mangia molte verdure, quindi è così, penso sia un male comune. Dunque, avevo già acquistato un centinaio di piantine tra fagiolini, finocchi, radicchi vari, 10 giorni fa li ho messi a dimora. E avevo speso circa 23 euro. Adesso invece ho acquistato 180 piante, una più una meno, sempre di finocchi autunnali, radicchi, vari tipi, cavolo nero non bellissimi, quindi me li ha messi scontati, cavolfiori di vari tipi, ancora fagiolini, perché voglio arrivare a un centinaio di piante, ed altri tipi di broccoli, cavoli e quant'altro. La spesa di oggi è stata di circa 27-28 euro. Quindi a conti fatti una famiglia di 4 persone, parlando solo di piantine da trapiantare, non di semi, spende mediamente tra i 50 e i 70 euro per costituire un orto decente, insomma. Questa è la parte autunnale, d'invernale non ho molto. Adesso tra un po' metteremo a dimora anche le piantine invernali, ma lì la spesa sarà contenuta, non penso di spendere più di 20 euro. Quindi a conti fatti con un centinaio di euro una famiglia di 4 persone riesce a comporre un orto autunnale ed invernale. Ovviamente ho tolto dal computo delle spese il concime, i macchinari, l'attrezzatura, il tempo che non si conta. E su questo poi faremo un altro video, almeno per l'attrezzatura, per vedere quanto occorre per partire con un orticello familiare. Tenete conto che potrebbero sembrare tante, alla fine verranno circa 200-250 piantine trapiantate, però bisogna tener conto che non si sa come va sia il trapianto che la stagione. Potrebbe esserci una gelata improvvisa, potrebbero esserci altri fattori, un attacco di cimici come già sto avendo sui cavoli. Quindi se fate prettamente biologico come faccio io, bisogna coltivare qualcosa in più. Bisogna mettere in conto vari fattori ed è probabile che una parte del raccolto vada persa per questi motivi. Dunque, il trapianto delle piantine è finito. Parliamo di circa 60 metri quadri di orto, quindi è la portata veramente di tutti. Quelle che vedete leggermente innaffiate sono quelle che ho messo a dimora adesso. Ho solo bagnato la terra e non le foglie. Poi questa sera gli darò un'altra bagnata, un pochino più sostanziosa. Adesso era soltanto per favorire il trapianto. Come vedete sembrano tantissime 180-200 piante, ma in realtà 60 metri quadri si riempiono subito. Ho lasciato la distanza tra un solco e l'altro per passare col motocoltivatore e così poi da tenere pulita la zona. Dove mi sono ricordato, dove no, lo farò con la zappa. Quindi questa è una panoramica d'insieme. Vi ringrazio per aver visto questo video e dalla prossima.